Si è rinnovato anche quest'anno l'incontro di Adi Veneto e Trentino Alto Adige e Verona Fiere in occasione di Marmomac, la fiera internazionale del marmo e della pietra naturale che si è tenuta a Verona dal 26 al 29 settembre scorsi. Sulle numerose iniziative di Adi Nazionale, la presenza alla manifestazione fieristica e i temi legati alla disciplina del design sono stati il confronto tra il presidente di Adi Nazionale, Luciano Galimberti, e Marcello Cutino, presidente della delegazione Adi Veneto e Trentino Alto Adige, che ha organizzato la mostra espositiva Material Matchup Sinergie Litiche. Oggi siamo in una fiera internazionale importante, progetto seguito ormai da anni dalla delegazione Veneto che tu guidi da qualche anno. Raccontami tu invece questa bella mostra. Beh, allora, questa bella mostra curata da Carlo Trevisani entra nell'ambito di quello che sono le mostre culturali di questo Marmomac, che ha dedicato in questa zona questo Material Matchup, che è una ricerca su quelli che sono le nuove linguaggi che scaturiscono da un materiale eterno e sempre conosciuto. Noi italiani siamo conosciuti come costruttori, artisti e navigatori, e pertanto questo è un po' il risultato e anche una visione per il futuro. Tu hai parlato di ancora e mi è piaciuto molto questa parola, questa idea di un'ancora. Sì, io sono convinto che sempre di più le mostre di design, pertanto quelle che diciamo così indagano l'aspetto culturale, siano sempre più importanti all'interno delle mostre commerciali. Questo perché sono convinto che alla base della nostra disciplina, che è una disciplina bellissima, ci sono due valori fondamentali. Uno, l'innovazione, e l'altra la bellezza. Due valori universali che chiaramente richiamano tutti, perché proprio universali. E questo lo si dimostra da quello che è l'interesse, che vediamo anche qui alle nostre spalle, dei visitatori, che sono chiaramente interessati a scoprire quelle che sono le nuovi orizzonti. Un'altra cosa che mi preme aggiungere in questo frangente, in questo periodo storico particolare, è che secondo me, oltre alla bellezza e all'innovazione, abbiamo anche il design diventa idea di futuro, e l'idea di futuro è, oltre che ancora di interesse, soprattutto un'ancora di speranza. Questo perché? Perché noi come designer lavoriamo per il futuro e soprattutto per un futuro migliore. Visualizzare, cercare di rendere palesi visioni che in qualche modo fanno immaginare un futuro migliore è un'ancora di speranza formidabile. Ma quello che hai descritto, Marcello, è il miglior design che ci possa essere. Adi cerca da sempre di rappresentare questa idea di miglior design. A novembre il Museo dell'Adi aprirà una mostra attorno ai 140 anni di pubblicazione di Pinocchio. Nella presentazione io ho parlato di il design tra favola e menzogna. Alcune volte il design cade nelle scorciatoie di marketing o nella comunicazione becera. Quello che hai descritto tu invece è design di grande qualità. Qualità che è la parola per il prossimo compasso d'oro che ci siamo dati. Qualità non legata all'idea di lusso, ma qualità dei processi, qualità della ricerca, qualità della proposta, pensata appunto, come dicevi tu, per costruire, magari ingenuamente, ma se non si fa così non si va da nessuna parte, un futuro migliore. È interessante anche il palcoscenico, diciamo prima, delle fiere che sono ormai sempre più alla ricerca di contenuti che vadano oltre la proposta commerciale. E Adi cerca di accompagnare le fiere nella costruzione di un rapporto con le questioni della contemporaneità. Pone magari anche delle questioni antipatiche che però sono utili soprattutto alle aziende e a un mercato che ha un palcoscenico internazionale come qui a Marmomac per porsi delle domande. Credo che sia fondamentale questo. Io mi auguro che il rapporto con Marmomac evolva ulteriormente e che si pensi a delle iniziative congiunte di maggior
coinvolgimento anche del grande pubblico oltre che del settore specifico. Noi parliamo, siamo una disciplina tecnica, scientifica, ma abbiamo il dovere, la capacità di parlare al grande pubblico e rendere comprensibili tutti questi valori e ricerche che stanno dietro l'azienda. La fiera credo che sia il palcoscenico privilegiato perché è un po' il mondo che viene qui da noi, non abbiamo bisogno di andare noi dal mondo. E sempre di più ADI credo che possa contribuire al successo di fiere come Marmomac. Material Matchup, sinergie litiche. E questo è il tema della mostra organizzata all'interno di Marmomac dalla delegazione del Veneto e del Trentino Alto Adige. Una mostra dedicata al tema della decorazione in tutti i suoi linguaggi, estetici e formali, in un percorso di ricerca e di conoscenza degli strumenti che vanno a scolpire le superfici della pietra e del marmo, dal bassorilievo all'intarsio marmoreo, accostamenti cromatici e differenti effetti con le texture. Material Matchup, un nome, un concept per la mostra. È molto semplice, quest'anno la curatela ha voluto costruire una narrazione sui materiali. Tutti i progettisti si confrontano con essi e quest'anno il nostro focus è stato far raccontare, anzi far urlare i materiali in maniera tale che emergessero nuove visioni e nuove identità. Numerose le presenze di visitatori e ospiti all'interno delle mostre espositive di Marmomac, tra i quali anche rappresentanti delle delegazioni territoriali di ADI Nazionale. È bellissimo essere all'interno di Marmomac e soprattutto all'interno di questo spazio bellissimo che avete realizzato con la delegazione Veneto e Trentino Alto Adige. Le caratteristiche del Friuli Venezia Giulia sono legate allo sviluppo di alcuni peculiari settori produttivi. È una regione, come tutte le altre regioni italiane, caratterizzate da distretti che hanno concentrato alcune lavorazioni, alcune eccellenze nella produzione. Sicuramente le nostre due regioni hanno un'area molto, molto importante per l'economia italiana, che è quella a cavallo fra Pordenone e Treviso, che per l'industria del mobile è sicuramente un territorio estremamente prolifico, sia da un punto di vista produttivo, ma soprattutto da un punto di vista delle competenze e dell'altissima qualità delle lavorazioni che in questa zona si riescono a realizzare. Tanto è vero che ci sono anche molte aziende internazionali che mantengono i centri di design in quest'area, perché in un raggio di un centinaio di chilometri è possibile trovare praticamente qualsiasi tipo di lavorazione. E con Marcello, ma anche i nostri predecessori in tempi passati, hanno sempre capito che questo territorio ha bisogno di una sinergia fra le delegazioni che io e Marcello cerchiamo di portare avanti. Un consuntivo importante in termini di numero di aziende espositrici e visitatori fa di Marmomac una delle fiere più importanti a livello internazionale legate al marmo e alla pietra naturale. La rinnovata presenza di ADI con la mostra Material Matchup Sinergie Litiche testimonia un crescente interesse anche intorno ai temi legati al design, alla bellezza e al futuro, temi che rappresentano aspetti importanti e di crescente valore per lo sviluppo e la cultura del nostro paese.